3, 2, 1, Siusi e Patrizio. News! News! Oh, news l'hai detto! Dai! Ma che cos'hai in testa? È una cosa per ricordare Lara Croft. Ogni tanto ce l'ha Lara Croft. Lara Croft. Una cosa così, sì. Non no, se lo ricorda più nessuno Lara boh, Croft. Non so, come non si ricorda più nessuno? È tornata di moda! Sì? Ma certo! Non sapevo. E io naturalmente faccio un podcast su tutte le piattaforme dove si ascolta appunto questi podcast. Appunto come Lara Croft. Però sì, invece lei distrugge tutto, io invece racconto i monumenti che ho visto. Quindi l'ultimo è appunto su Palenque, la tomba di Pacal. Ah, che interessante. Detto questo posso... Beh, sì, esatto. Hai dato il tributo a Lara Croft, grande esploratrice, esatto, come esatto, te del resto. No, no, lei io no, invece no, volevo cominciare con la prima notizia, sì, che ci riguarda, ma può essere utile anche. No, perché noi sul sito di Italia Slow Tour abbiamo iniziato a pubblicare la puntata di una nuova webserie. Bella questa parola, webserie, dedicata ai luoghi UNESCO del Veneto. Certo. Trovate già i primi 3 episodi. Il primo è dedicato ai luoghi del Palladio, Villa Angarano, bello, Bianchi Michiele, li ho visti, il Ponte di Bassano, certo, il Teatro Olimpico di Vicenza, lì, eccetera. L'altro filmato è dedicato al paesaggio delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Beh, quello l'ha fatto lui sicuramente perché sì, si occupa di lì. Interessantissimo questo no? discorso, eh? E un altro, il terzo, dedicato alle Dolomiti di Cortina d'Ampezzo, e c'è una parentesi, secondo me molto importante e interessante, dedicata alle regole ampezzane. Ah, molto interessante, cosa, perché era una non dividere praticamente una proprietà sì, comune. Vabbè, adesso, vabbè però è importante, sarebbe sì, importantissimo. Vabbè, comunque li trovate su italiaslowtour.it e su italiaslowtour.com. La differenza cos'è? .com è dedicata agli stranieri, quindi trovate anche appunto i sottotitoli in inglese se volete mandarli a qualche amico che straniero. Noi sappiamo benissimo l'inglese, noi sappiamo benissimo, sì, altrimenti in italiano che è va così, bene, ci capiamo. Vai. Allora, invece vi segnalo un'impresa importantissima come velista, non per caso, Andrea Mura, che è un sardo naturalmente dal cognome, sì, si capisce, ha fatto il giro del mondo in solitaria in 4 mesi. 4 mesi? Sì, ma praticamente è rientrato a Cagliari da poco in trionfo naturalmente, perché è stato, Andrea che ha 59 anni, se non è neanche un bambino, è diventato il quinto italiano di sempre ad avere doppiato senza mai fermarsi Cap Horn. Oh. Il 15 aprile, giorno della nascita di Leonardo da Vinci, qui si celebra per la prima volta la giornata nazionale del Made in Italy e sono previsti circa 300 eventi che si svolgeranno fino al 25 aprile sia in Italia che all'estero. In particolare vi vogliamo segnalare e parlare di una cosa che viene organizzata dalla Regione Campania, una serie di eventi dal 15 al 18 aprile che coinvolgono diverse sedi, tra cui la Fondazione Mondragone a Napoli, il Museo della Moda, le Officine Vanvitelli, quello di Caserta, e la Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli. Allora, è interessante questa cosa, e poi ci sono anche i concerti a Pozzuoli, eccetera, insomma, in programma moltissimi eventi per far conoscere al pubblico l'eccellenza del Made in Italy nella Campania. Fammi volare, tra virgolette, dalla Campania al Veneto. Allora, il turismo... Sei sempre in Veneto? È vero, anche prima ero in Veneto, vabbè, io sono rimasto in Veneto. Esatto. Allora, il turismo enogastronomico è molto importante e a Verona c'è un appuntamento fondamentale per quelli che amano il vino in senso stretto, ma anche in senso lato, la cultura del vino. C'è la 56esima edizione di Vinitaly. Ah, Vinitaly! Dal 14 al 17 aprile a Verona. Allora, sono presenti appunto 65 paesi, si prevedono 30.000 operatori che vengono da 140 nazioni. Però la cosa importante è che c'è anche, come dire, l'evento si espande anche in città, il cosiddetto fuori salone. Vinitaly and the City, e quindi Verona è veramente tutta coinvolta, eventi gastronomici, laboratori mi posso immaginare. E quant'altro. Vabbè, mi posso immaginare.
però chi viaggia anche fuori dall'Italia, anzi ha fatto del viaggiare nei weekend la sua missione, è il mio amico viaggiatore seriale Alessio Cantarella, ecco, che questa volta è andato a Friburgo in Germania, partito al sabato e tornato la domenica. Ciao, eccolo qua. Ciao Siusi, oggi sono a Friburgo, la città più calda e soleggiata della Germania, nota per i suoi innumerevoli canaletti che un tempo garantivano l'apporto di acqua potabile e oggi sono un'insidiosa trappola per single. Una leggenda dice infatti che chi dovesse cadervi dentro sarebbe destinato a sposare una persona del posto. Il monumento più interessante è la cattedrale gotica, la cui torre campanaria, simbolo della città, è visitabile e dalla sua sommità si gode di un notevole panorama. Al suo interno la campana dell'Osanna risalente al XIII secolo. Nella piazza della cattedrale si trova il mercato storico. La vita culturale e sociale della città è influenzata dai circa 30.000 studenti dell'Università Albertina. Vi sono infatti molti locali pubblici, teatri e cinema, che la rendono una delle mete turistiche tedesche più visitate. Per apprezzare ulteriormente la città, vi consiglio un giro notturno. A mezzanotte quasi tutte le strade e le piazze sono completamente deserte. Cosa fate domani? Ecco, se abitate, diciamo, in Lombardia e dintorni, in effetti domani, 13 aprile, c'è un evento all'Idroscalo di Milano. C'è la Reading Season 2024. Dalle 10 del mattino, moto, stand di costruttori e accessori di moto, bike show, poi American Car Show, che potete intuire che cos'è, sì. Street food, musica, il tutto è organizzato da Lens Engels di Milano e la Reading Season è il punto di partenza della stagione motociclistica. C'è anche un'area demoride, che non vuol dire che vi demoralizzate, demoride vuol dire che potete provare delle moto, questo è importante. E niente, insomma, chi è appassionato di mototurismo, perché c'è anche questo, si possono fare dei giri in moto benissimo andando piano, io con la mia Guzzi Astore o con Elettrone ne so qualcosa e quindi questo evento è importante. Allora, però, prima di chiudere, divento seria improvvisamente, seria. No, nel senso che, allora, vogliamo aprire una rubrica che si chiama appunto Cosa c'entra, no? Cioè? Perché dice cosa c'entra questo, che sembra cosa che non c'entri niente. C'entra. E l'argomento è questo. A Bologna, in questi giorni, un mio amico che vedete qua è stato picchiato dalla polizia perché stava difendendo gli alberi di una, assieme a tanti altri, naturalmente a un comitato di giovani, di bambini, di abitanti della zona, eccetera, stava difendendo questo parco, il Parco Don Bosco, oltretutto un parco che, insomma, voglio dire, in quella zona, zona fiera, non è che ce ne sono tanti, insomma gli alberi vengono demoliti contro la volontà degli abitanti, contro la volontà di chi vuole difendere gli alberi, ma per difendere questi alberi, per difendere la demolizione di questi alberi viene inviata la polizia che ha massacrato il mio amico e ha massacrato un altro ragazzo che oltretutto dovrà subire anche un processo. Cioè è veramente inqualificabile questa cosa, perché ci sono per costruire il tram, che è santo, sacrosanto, comunque sono stati abbattuti, stati abbattuti 1.000 alberi. Uno dice vabbè, facciamo un sacrificio di questo, a parte che se ne possono piantare da altre parti, ma ce ne sono altri 2.000 che sono stati abbattuti per varie costruzioni in giro, e questi alberi sono stati abbattuti per dare spazio a una scuola, ma questa scuola c'è già, esiste già, allora ristrutturiamo questa scuola e lasciamo gli alberi. Cosa c'entra tutto questo? Ecco, esatto, cosa c'entra? Cosa c'entra? C'entra! Perché una città vivibile, una città dove si respira, una città dove il turismo può arrivare e apprezzare, e una città dove si vive bene, permette naturalmente anche ai turisti e a noi turisti che viviamo la città di vivere meglio.
Sì, adesso però finiamola qua perché io devo scappare via. Io devo scappare perché domani sono ad Alassio, dove c'è una manifestazione che si intitola La cucina con i fiori. Sapete, Liguria uguale fiori, in questo caso parliamo di fiori che si mangiano. Ma dai, anche quelli. Vabbè, dai, alla prossima. Dopo gli insetti, anche sì, fiori. Mangiamo di tutto. Mangiamo di tutto. Ciao, alla prossima. Vabbè, ciao, ciao. Io quel cavolo che mangio gli insetti. Ciao.